Gianni Colacione per Libre TV, ci siamo nello studio di Mauro Mellini e commentiamo oggi, siamo praticamente immersi come temi, argomenti nella giustizia e nella storia dell'Italia, commentando gli ultimi articoli che Mauro Mellini ha scritto e sono disponibili a tutti sul web, sul blog Giustizia Giusta. L'ultimo che potrete vedere, o il penultimo, insomma, ovviamente commenta anche i fatti drammatici che sono avvenuti a Milano, al Tribunale, ci sono stati 3 morti e Mauro Mellini ovviamente anche di questo parla, soltanto un piccolo accenno, respingere il discredito verso i magistrati, questo è un virgolettato che leggo da questo suo articolo, parleremo anche di questo in questi approfondimenti, ma parleremo anche di una diciamo serie di persone che hanno fatto un po' la storia dell'Italia, se così vogliamo dire, santificate, resi eroi da una storiografia spesso dell'antimafia, e con una serie di articoli che prendono in esame la figura di Carlo Alberto Dalla Chiesa, di Carlo Palermo, e poi per quanto riguarda Dalla Chiesa poi abbiamo anche alcuni figli che sono in qualche modo venuti alla ribalta, che sono importanti, sono famosi, in questo caso il figlio che si chiama Nando Dalla Chiesa. Ecco, una serie di articoli in cui appunto Mauro Mellini offre la sua prospettiva per quanto riguarda la storia dell'Italia, la giustizia e la storia della giustizia in Italia. È d'obbligo parlare dei fatti luttuosi di Milano e io ho scritto non tanto dei fatti in sé, sui quali purtroppo c'è il fatto ineluttabile oramai della morte di persone innocenti intervenute per questa manifestazione di furore folle, della disperazione indotta dalla giustizia, dall'ingiustizia, ma dai fatti della vita. Ci sono sempre nella vita sociale delle persone che reagiscono in maniere di questo tipo. Non entrerò nella questione delle misure di sicurezza del Palazzo di Giustizia di Milano, se non per dire che se la giustizia deve funzionare, devono esserci le cosiddette falle nella sicurezza dei palazzi di giustizia, che è impossibile far funzionare la giustizia in un palazzo blindato. Si pensa ai testimoni che la mattina vanno al Palazzo di Giustizia, se devono fare la coda e essere esaminati, radiografati cioè, per poter accedere, poi qualcuno se ha lasciato a casa il tesserino, quell'altro ha lasciato a casa la citazione come testimone, non si devono fare i processi perché i testimoni stanno a fare la coda, è di tutta evidenza che è pressoché impossibile pensare a una giustizia che funzioni. Piuttosto credo che alcune delle prime reazioni sono state il solito ignobile tentativo di tirar fuori i morti a copertura delle fesserie dei vivi. L'associazione magistrati, il Presidente della Repubblica, purtroppo è venuto fuori con la storia, basta con le critiche ai magistrati, come se quel tizio avesse preso la pistola perché ha letto i miei articoli e è corso a ammazzare il magistrato perché io li ho delegittimato attraverso articoli sullo stato della giustizia e sulle malefatte di alcuni magistrati e sulla deformazione del ruolo stesso della magistratura nel nostro paese. Un fatto ignobile, mi pare che poi questo tentativo, malgrado l'uscita inopportuna di Mattarella, ognuno lo tira fuori quello che può dalla propria intelligenza, dalle proprie capacità, però non si sia arrestato, anche perché poi si è reso conto che
sì, era stato ammazzato un magistrato, era stato ammazzato un avvocato, era stato ammazzato degli uomini, delle persone, tre morti, di cui se si comincia a dire, ma quello aveva quella qualifica, quello con l'altra, sono morti degli uomini, che è un fatto di inaudita gravità. Il tentativo di farne uno strumento ignobile di dibattito che in corso sulla responsabilità del degrado della giustizia mi pare che sia stato contenuto e sia in qualche modo fallito, ma il tentativo c'è stato. Detto questo, devo dire che, come tu accennavi, è capitato che proprio in questi giorni io rievocassi in alcuni articoli pubblicati su questi siti alcune figure. Una iniziativa ridicola, secondo me, o comunque la mappatura della mafia. C'è Nando Dalla Chiesa, professore dell'Università di Palermo di sociologia mafiologica, non so, qualcosa di questo genere, il quale ha tirato fuori che non conosciamo la mafia e la mafia fa quello che fa perché non ci siamo resi conto dei problemi geografici della mafia, non abbiamo una percezione geografica del fenomeno mafioso. E allora ha detto che bisogna fare le mappe. Le mappe, quelle con colore rosso, colore verde, colore giallo, secondo la densità, penso che sia così, e pare che la mafiologia sia questa. E ho scritto questo articolo sottolineando che poi, con tutto uno sproloquio pieno di parole scritte in inglese, suggerisce di fare una sottoscrizione per mettere assieme un poco, 100.000 euro per fare questo lavoro, distribuendo titoli e tessere, che sarebbero le tessere degli antimafiosi. Episodio marginale, se vogliamo, tra gli stessi congiunti delle vittime della mafia è un dimenticato oramai, anche se insomma è asceso alla cattedra universitaria, ma anche al Nando Dalla Chiesa non dimenticato. Un intervento di un lettore che ha detto: ah, ma sì, lui sì, è così, però il padre, e poi mi hanno tirato a parlare del ecco padre. Veniamo ai dolci, al miele dell'eresia che sta in questo articolo. L'eresia, il padre è una mappa della mafia, l'ha fatta anche il padre. Quando era colonnello, negli anni 60 mi pare, a Palermo, fece delle relazioni per la commissione antimafia, che allora era una commissione d'inchiesta, oggi è una commissione permanente che non si sa più bene che cosa sia, è una commissione di sputtanamento, oggi la potrei chiamare, d'inchiesta. E intuì, fu un precursore perché ne fece dei rapporti, i suoi rapporti sputtananti, ecco, tanto per Michele Pantaleone, scrittore, uomo di sinistra, scrittore sulla mafia, sul fenomeno mafioso, lui arrivò a dire che era figlio, a raccogliere una voce che era figlio naturale di Don Calò Vizzini. E dalla Chiesa arrivò a dire appunto Vizzini, e Michele Pantaleone reagì dandogli del bugiardo, eccetera. Ma credo che poi la morte tragica è dovuta, secondo me, a un grosso errore professionale di Giovanni. Dalla Chiesa a Palermo riteneva di potersi comportare come a Torino. A Torino, imperversando il terrorismo, lui andava in giro da solo perché nessuno lo conosceva, ma poteva passare inosservato.
saltava al collo del cappotto, non lo riconoscevano. A Palermo, a Torino, ci saranno stati 300-400 terroristi al massimo, in tutta la città, isolati dal contesto sociale. A Palermo c'erano non so quanti mafiosi, ma certamente non isolati dal contesto sociale e in grado di sapere tutto quello che avveniva e di sapere tutto quello che faceva. Conosceva Palermo come non si sia reso conto di questa differenza e abbia voluto andarsene in giro solo con la moglie a esporsi, no, mi dà l'impressione che c'è stato un grave errore professionale, che naturalmente non giustificava la tragica fine, ma la sua figura e questa morte tragica ha cancellato altri aspetti, e non soltanto quelli dell'albero genealogico della famiglia di Don Colò Vizzini. L'episodio più grave fu quello della P2. Io in questo articolo dico, beh, in fondo, che si scrivesse la massoneria per me era un suo diritto, ma un militare, un magistrato dovrebbe evitare di farlo, di iscriversi, di far parte di un'organizzazione. E lui, la P2 è stata criminalizzata, forse al di là della gravità del fenomeno in sé, strano come fenomeno, ma volutamente ingigantito. E molte persone sono state sepolte politicamente perché piduiste, dalla P2, appartenenza alla P2. Carlo Alberto Dalla Chiesa, c'era negli atti la sua domanda di iscrizione alla P2, però lui ha dato una spiegazione e io ho letto e possiedo il verbale di un interrogatorio reso al sostituto procuratore Turone della Procura di Milano, in cui racconta la storia dei suoi rapporti con la P2, e francamente è allarmante la disinvoltura con la quale dice delle cavolate inconcepibili, e allarmante il fatto che c'è stata un'intesa generale per pigliarla per buona. Dunque, cosa racconta? Dice: io ero curioso di sapere che cosa ci fosse questa P2, mi chiese di iscrivermi alla P2 il generale Picchiotti, che ho una vaga sensazione che dovrebbe essere mio concittadino di Civitavecchia, che è stato vicecomandante generale dell'Arma dei Carabinieri. A riposo, che andrò da lui, gli disse: iscriviti pure tu, e gli diede un modulo. Cioè, a quel punto ebbe un lampo. Questa era l'occasione per conoscere i segreti della P2, allora tutto triste, glielo dico. Poi che ha fatto? Niente. E sì, Celli mi fece sapere che mi voleva parlare, ma io mi rifiutai. Perché si rifiutò? Lui doveva sapere i segreti della P2, ma lui si rifiutò. E poi disse che per aderire, però, come minimo, parole testuali, come minimo posi come condizione che fosse presente un sacerdote da me indicato, che indicai nella persona di Monsignor Pisoni di Milano. Però Monsignor Pisoni non potette venire a Roma, allora ci andai da solo. Parlammo di che cosa? Lui voleva sapere i segreti, parlava con Gelli, avranno parlato, noi no, parlavamo del più e del meno, di tutto fuorché della P2. Dopodiché all'Eccelsior, ci incontrammo all'Eccelsior perché volevo che
si vedessero. Dopodiché lui non ebbe più altri rapporti né, e non riuscì a sapere nulla. E certo, se trattava in questo modo, chiede di iscriversi alla P2. Il capo della P2 dice: ti voglio parlare, dice: sì, parlare con te, ma tu sei un masso demonio, che venga un prete che si esorcizza. Ora dico tutto questo, è piuttosto ridicolo, parce sepulto, ma insomma fatto rilevante a questo punto è che lo abbiano preso sul serio, perché dopo questo fatto, reso noto questo fatto, passato agli atti di un paio di commissioni di inchiesta parlamentare, non solo quella della P2, questi atti, gli fu dato l'incarico delicatissimo del controllo delle carceri e dei dispositivi di sicurezza contro i terroristi. E poi, dopo, fu mandato a fare il superprefetto a Palermo e avvenne quello che avvenne. Questo è un personaggio. Negli stessi giorni, poco prima, avevo parlato di un altro singolare personaggio, che pure è stato oggetto di polemiche in realtà molto più accese, ma sempre troppo poco in relazione a questo. Carlo Palermo. Chi era Carlo Palermo? Carlo Palermo era un magistrato, figlio di un altro magistrato qui della Corte d'Appello di Roma, che stava a Trento. Era un'inchiesta sulla droga e andò a Varese a interrogare i testimoni e tornò illuminato dalla... aver appreso il segreto di un colossale traffico. Lui disse subito, ci tenne a dire, tonnellate, milioni di tonnellate di armi contro droga. Insomma, milioni di tonnellate, pensate, un carro armato quanto pesa? 50 tonnellate. Per fare 1000 carri armati sono 50.000 tonnellate, milioni di tonnellate, cioè milioni di tonnellate sono più di tutte le armi che furono sbarcate il D-Day in Francia, no? Dagli alleati. Lo sbarco in Normandia, molto di più, milioni di tonnellate, che loro passarono del tempo prima che fossero sbarcate. Andò in Bulgaria, poi venne fuori la storia della metropolitana di Buenos Aires, ma mise in galera un sacco di avvocati. Gli avvocati erano antipatici, mise in galera e ce n'era uno di questi avvocati romani, adesso non mi ricordo il nome, il quale non perdeva occasione poi andare in televisione e raccontare queste storie. E finì come, cioè, tutti assolti. Però lo sputtanamento era stato grande e soprattutto il fatto grave che tutti i magistrati, io ne conoscevo qualcuno a Trento, preoccupati di queste follie di questo loro collega, ma tutti allineati e coperti nelle posizioni dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, non si doveva interferire. Quando lui incriminò Craxi per non so che cosa, e Craxi reagì come sapeva fare lui, non lo ha fatto in pieno e tante altre cose, ma e tutti fecero quadrato intorno a Carlo Palermo. Il Partito Comunista in seguito lo presentò candidato, ne fece un eroe al congresso del Partito Comunista, fu applaudito più dal segretario del partito, fu eletto
consigliere regionale del Lazio e poi deputato nazionale, in realtà poi in Parlamento scomparve. A un certo punto, dopo Trento, disse: ma io ho capito che la droga c'è alla Sicilia di mezzo, voglio andare in Sicilia, e chiese e ottenne di andare a Trapani, dove la mafia lo prese più sul serio, insomma, devo ritenere, e gli organizzò un attentato di un amidardo, ci rimise la vita a una povera signora con i suoi due bambini, e lui, che rimase in stato di shock, beh, insomma, la bomba, chiese ed ottenne di andare in pensione per invalidità per causa di servizio, che gli fu riconosciuta, perché fu detto che gli evidenti l'evidente stato di disturbi mentali erano stati aggravati dalla bomba, cioè c'erano prima della bomba, però ufficialmente è rimasto, quindi si dovettero fare processi, appello, tribunale, appello, eccetera, eccetera, tutti assolti, e Carlo Palermo diventò un eroe. E adesso ho visto che l'hanno ritirato fuori per dire: ma non è vero che la magistratura si sia accorta del marciume che c'era in Italia solo con Mani Pulite, perché prima di Mani Pulite c'era stato Carlo Palermo, il quale aveva tentato di fare, però l'avevano fatto passare per matto. Beh, insomma, fatto passare per matto, e lascio a voi le considerazioni su quel fatto passare per matto. Io sono perfettamente d'accordo che il marciume c'era e che la magistratura non ha fatto niente, e che episodi come quello di Carlo Palermo hanno dimostrato che se poteva fare ha fatto il contrario di quello che doveva fare. Non erano delle sceneggiate di quel tipo lì. Questi sono stati questi articoli di questo tempo. Purtroppo dobbiamo dire che gli anni passano, le situazioni pure, molto cambia, ma l'essenza delle cose purtroppo rimane sempre un po' la stessa. Personaggi che emergono nella magistratura, e non so, cioè, all'epoca di Carlo Palermo c'erano tanti magistrati, quanti forse non ce ne sono più oggi, degni di ogni rispetto, dei quali nessuno ha mai parlato. Qualcuno è stato aggredito perché aveva cancellato il lavoro di tanti colleghi, tipo Carlo Palermo, e le cose continuano in questo modo. Personaggi, qui potrei citare un altro articolo, mi sono occupato di De Matteo, l'episodio di Matteo, qualcuno ricorderà che in questi giorni il CSM ha bocciato la richiesta di De Matteo di andare alla Procura Nazionale Antimafia, lui della Procura Distrettuale di Palermo. E sì, c'è il piccolo particolare. Quando fece questa domanda, gli dichiarò che non si sarebbe mosso dal posto, dal suo posto di combattimento di Palermo. E come avviene? La Procura Nazionale Antimafia sta a Roma. Sì, sta a Roma, però c'è una quantità notevole di sostituti procuratori nazionali antimafia che sono distaccati presso le procure distrettuali. Sono procuratori nazionali distaccati. Io mi ricordo a Bari, una volta stavo lì, c'era una targa, c'era Maritati,
Procura Nazionale Antimafia distaccato, vicino a quella di un altro che non era distaccato. E c'era un altro in Calabria che conoscevo. Cioè. Poi mi hanno spiegato che questi distaccati erano in trasferta e prendevano l'indennità di trasferta. Non saranno mai mossi dalla loro sedia. Quindi ho scritto un articolo per spiegare che in fondo tutto il clamore delle agende rosse, la scorta civica, gli ultra antimafia di Palermo, quello là che ha fatto il film dedicato a Carlo Valerio, Di Matteo, che poi era il sequestratore di persone. Ah, sì, 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 ne abbiamo parlato. Tutti arrabbiati per questo storto che gli ha fatto il CSM. Il CSM che ha fatto? Gli ha negato l'indennità di trasferta virtuale. L'ho spiegato. Questo, cosa che pure forse sarebbe bene che si tenesse presente quando si tratta di queste questioni. Eccoli qua.